Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in Vita da Stefi. Questo è un video in cui io voglio giocare un po' con le unghiette, che sono state in passato, anche molto prima di aprire questo canale, una delle mie grandi passioni. Passavo un sacco di tempo a fare tentativi a volte tremendi, eh. Non proprio di nail art, che non mi sono mai piaciute troppe, cioè come dire, pupazzetti, cose strane, eccetera, ma magari il tentativo di fare dei puntini, delle righine, delle cose, non li facciamo. Non li facciamo perché viene una tragedia, anche perché non sono abituata. Mi rendo conto di avere anche le maniche troppo lunghe per poter fare questa cosa. Volevo uscire un po' dalla mia ossessione per motivation. In realtà no, vi dico anche un'altra cosa. In realtà questo video non era assolutamente previsto, nel senso che io avevo deciso, siccome ho finito di ascoltare il quarto dei libri della saga dell'Amica Geniale di Elena Ferrante, io volevo fare una sorta di, neanche tanto una recensione, perché tanto la storia ormai si sa, cioè è stata fatta la fiction, eccetera. Volevo fare un po' di considerazioni su quello che pensavo di tutta questa cosa. Mi sono sentita un attimo. Ho fatto cadere lo smalto, ecco. Mi sono un po' agitata. Mi sono un po' agitata nel senso che mi sono detta: no, ma non lo so, è un video completamente diverso da quelli che faccio di solito. Poi non ho neanche i libri cartacei da mostrare, leggere qualche passo. Boh, mi sono sentita un po' a disagio. Non escludo che lo farò, anche perché poi vi parlerò dei libri letti e ascoltati nel 2023. Alla fine dell'anno, e quindi può darsi che mi venga l'ispirazione anche di parlare questa cosa. Però fatemi sapere se siete tra quelle che ogni tanto ascoltano, non la voglio neanche chiamare recensione, ma comunque le considerazioni sulle letture fatte dalle persone, o se proprio guardate altro e non ve ne frega niente, perché sono curiosa di saperlo. Poi può darsi anche che mi venga voglia di farlo, anche se mi dite ci fa schifo, perché io poi cioè, c'ho la mia testina. Però, siccome volevo uscire dalla mia ossessione per lo smalto di Essie Motivation, che io ho ordinato su Amazon America a New York, e ne ho presi due per paura di rimanere senza, perché questo smalto non è più in produzione, cioè tutta la linea Treat Love and Color, che era una linea di smalti da usare senza base, non è più in produzione, perché credo che la Essie stia facendo questi smalti qui, che dichiara essere applicabili senza base, perché infatti li chiama step 1 e step 2 del top coat, e dice di metterli senza base. Io avevo preso questo a New York, chiarissimo, non ne ho altri di questo tipo, però vi dico sinceramente che anche questo, a lungo andare messo senza base, avevo la sensazione che mi stava un pelino ingiallendo le unghie. Quindi io, insomma, la base me la sono fatta. Io poi ho di questa linea senza base Motivation, questo che ho comprato a New York, adesso vatte la pesca come si chiama, Indigo 4, boh, non lo so, questo celestino qui, niente di che, però comunque sono in periodo estivo ogni tanto, no? E poi ho anche questo, aspettate che non so quale sia, questo, sempre della stessa linea che va messa senza base, e questo è Game. Allora, siccome io ho praticamente gli smalti tutti in nuance, non sto facendo nessun decluttering, anche perché ho quattro smalti in croce, quindi non credo che farò un vero e proprio decluttering, a meno che non mi rendo conto che non uso comunque questi colori. Ho fatto una piccola prova sullo scotch e mi sono resa conto che tra i colori che ho, adesso non li vedete al naturale perché ci ho già fatto un boccetto sopra. Comunque, come vedete, tra questi colori, secondo me quello fuori nuance è questo che tende più al rosso, che sarebbe Mrs. Always Right, sempre di Essie. Quindi questo no, non lo utilizzo per oggi perché voglio fare le unghie di colori diversi, andando in scala praticamente dal più scuro al più chiaro. E poi, siccome sono quattro, aspettate che adesso mi cade un'altra boccetta di smalto, perché ok, siccome sono quattro, io ho cinque dita, non ve l'aspettavate,
Poi voglio fare recensioni dei libri da persona seria, cioè, ci rendiamo conto, ecco, è per quello che non me la sono sentita. Ok, ho pensato di fare in nuance queste cose e poi di ripetere un colore, ora vediamo, magari su una mano ripetiamo il più chiaro e su un'altra il più scuro, e andare a modificarlo un pochino spiaccicandosi sopra un ombrettino sbrilluccicoso, come avevo fatto, vi avevo fatto vedere senza fare l'LV. Avevo messo questo smalto qui e poi ci avevo messo sopra a tutte le unghie questo della palette di Huda, che aveva fatto venire la cosa un po' perlata. È durato meno di quanto mi dura senza questa roba, però è un giochino, tanto non succede niente. Allora, vado a fare una mano, io faccio questa mano con voi. No, adesso vediamo come viene, perché comunque ci sono i tempi di asciugatura. Quindi, unico smalto che non è Catrice, che non è Essie, questo di Catrice che era uscito da una rivista e che non ho idea di che numero sia, è il 19. Oddio, sembra che si chiami Johnny Depp, ma non ve lo garantisco perché non ci vedo. Ecco, prenotato l'oculista. Prenotato l'oculista, c'è speranza. Allora, io direi che vado a mettere questo scuro sui due pollici, così lo mettiamo bellino bellino. O se non sarò, aspettate, facciamo una cosa. Provo a farvi inquadrare l'applicazione. Vediamo se ci riesco. Aspettate che ce la posso fare. Forse ce la faccio. È molto brutta questa inquadratura. Allora, ovviamente sono distante, quindi farò un poccio, ma tanto ho la penna correggismalto qui. Aspettate che la prendo. Perché ecco qua. Allora, c'ho la penna correggi smalto di Essie in caso di tragedie. No, questo l'ho messo anche abbastanza decente, diciamo. Poi andiamo a mettere il secondo colore. Qui. Raccontatemi un po' cosa fate, cioè nel senso se giocate con gli smalti, se vi fate il semipermanente a casa, se andate sempre dall'estetista e quindi non fate niente a casa vostra, che sono curiosa. Io non vado a fare una manicure dall'estetista da non mi ricordo quanti anni, però da giovane, quando vivevo a Napoli, ci andavo, cioè praticamente non possedevo smalti. E andavo tutte le settimane dall'estetista. Praticamente vi parlo di un'epoca in cui non esistevano ancora i semipermanenti, perché io ho un'età. E praticamente in questo centro estetico che si chiama Alla Violetta al Vomero, esiste ancora, avevano due colori di smalto: il bianco latte e il rosa latte. Poi c'avevano gli smalti colorati, ma io non li vedevo nemmeno, perché per me lo smalto colorato era una roba da signora anche abbastanza poco interessante, diciamo. E quindi praticamente io andavo a fare questa manicure col rosa latte o il bianco latte e facevo una settimana la manicure, che credo costasse in lire, forse. 10.000 lire, mi pare. E poi la settimana successiva andavo a fare solo il cambio smalto, cioè che mi toglievano lo smalto, me lo mettevano nuovo senza fare niente a livello di limatura e cose varie delle cuticole. E quindi, come vedete, questi smalti sono veramente in nuance. Questo è un viola scuro, anche se non so se si capisce. Questo è un po' più scuro, questo. E questo è il famoso Motivation. Allora faccio una cosa: metto il Motivation anche sul mignolo, ma poi ci andiamo a mettere un ombretto per renderlo sbrilluccicoso. Poi vediamo se ci voglio mettere anche qualche altra cosa per, cioè su qualche altra unghia l'ombretto sbrilluccicoso. Qui sono andata abbastanza storta, quindi
Quindi aspettate che faccio un attimo una correzione al volo, perché io mi sto dando lo smalto guardandomi nella cosa del cellulare, anziché guardare la mia mano perché è troppo distante. Insomma, una situazione abbastanza pericolosa, come dire. Ecco, ora faccio la seconda passata su ogni unghia. E quindi vi dicevo, praticamente questo cambio smalto costava la metà della manicure, però poi insomma mi durava un'altra settimana e quindi avevo sempre le mani smaltate rigorosamente o bianco latte o rosa latte, senza mai usare un colore. E poi non mi ricordo bene qual è stato il momento in cui ho cominciato ad usare i colori, però i colori li ho cominciati a usare quando ho cominciato a mettermi lo smalto da sola. Tanto che poi mi sono un attimino, come dire, esaltata sulla questione smalti e sono arrivata, come vi ho raccontato in qualche occasione, prima di aprire il canale YouTube, ad avere un mobiletto pieno di smalti e averne. Io mi ricordo di averne contati più di 60, poi non so se ero, no, a 100 non credo di essere mai arrivata, ma una sessantina di smalti c'ero arrivata e il bello è che proprio avevo la convinzione, cioè, di dover avere tutti i colori. Quindi tipo vedevo uno smalto, non so, arancione fluo, che io detesto l'arancione, e dicevo, ah no, ma devo averlo. Perché altrimenti uno smalto arancione non lo possiedo, come se fosse una specie di collezione di pennarelli, cose varie. Per cui, insomma, c'avevo un po' questa ossessione, ma in realtà poi moltissimi smalti non li usavo mai perché non erano colori che mi piacevano e che mi interessavano veramente. Adesso sto perdendo un po' di tempo chiudendo le boccette di smalto, perché volevo andare a fare questa cosa dell'ombretto, ma devo aspettare qualche istante che sia asciutto. Non so se si riesce a vedere. Ecco, vedete che dal viola scuro, forse così, per averlo messo storto non ho neanche fatto una gran tragedia. Sapete che tutto sommato, insomma, ecco. Ora, questi sono gli unici due colori uguali, quindi io voglio farne diventare uno diverso. Magari questo ci vado a mettere. Allora, vediamo un po'. Secondo me, considerando che questo è il più chiaro, come ve la faccio vedere? Sta palette non è intera perché, ecco, ok, la mettiamo così. Perché qui c'ha il gancino che si è sganciato, quindi ho paura di farla rompere proprio. Allora, io direi che su questo colore qui, per non coprirlo del tutto, ci posso andare a mettere questo. Questo non so se si vede, ma questo Cosmic c'ha ormai la base evidente, perché questo è il colore di questa palette che io per gli occhi uso di più in assoluto, e quindi c'ha un punto dove proprio si intravede il pan. Cioè la cosa che c'è sotto. Ok, allora vediamo un po' se riesco a farvi vedere come si trasforma. Questo lo vedrete facilmente come si trasforma il colore perché è uguale a quello di fianco, quindi insomma si noterà. Aspettate, che devo riuscire, ok, a fare così. Ecco, vedete che è diventato metallizzato rispetto a quello di fianco. Ora, così per giocare, volevo metallizzare questo scuro con questo viola qui, che è, io non ci vedo, ultraviolet. Ok, allora aspettate un attimo che cerco di pulirmi il ditino, così evitiamo di fare una strage tra gli ombretti. Ecco qua. E andiamo con ultraviolet, lo vedete? Sì, lo vedete. Ho caricato il dito e adesso andiamo a far diventare. Sapete che questo mi piace? Sullo smalto scuro l'ombretto
Mi piace. Allora, ho paura di fare danni con la palette, quindi vedete che è diventato così. Adesso io mi ripulisco il ditino perché altrimenti. Ecco qua. E vado a mettere il top coat su tutto. Perché il mignolino non era proprio perfettamente asciutto, quindi per fortuna non si vede con l'ombretto, ma in realtà un po' di smalto è venuto via da sotto. Adesso ci vado a mettere il top coat in maniera da bloccare, intrappolare l'ombretto nelle unghiette. Questo è il mio top coat preferito in assoluto. Io ho usato anche il Sash Vit che si trovava al Cosmoprof e che credo si trovi ancora su Amazon. Però poi ho scoperto questo e mi è piaciuto di più e quindi ho detto vabbè, perché devo sperimentare altre cose quando posso, ecco, quando mi trovo. Questo secondo me sta finendo, ma io ho già la seconda boccetta che è quella che avevo preso a New York, che poi è stata comunque aperta, ma adesso sto finendo di utilizzare questo. Ecco, vedete, col top coat si vede sbrilluccicare qui la situazione. Poi ovviamente questo è un po' sporco di ombretto intorno, ma io aspetto che si asciughi il top coat prima di andarlo a sistemare, perché altrimenti viene fuori un poccetto, anche perché l'ombretto sulla pelle non ho bisogno di toglierlo con l'acetone, si toglie tranquillamente. Allora, adesso aspettate, non vi spaventate che mi reinquadro, ok? Così vi faccio vedere la mano da così. Allora, secondo me non è male. Sono comunque tutti in nuance e si possono portare. Forse, vi dico forse, cioè questi due sono in nuance con questo viola. Questo Motivation è un po' smortino, no? Però è in nuance di colore. Quindi comunque secondo me ci può stare come manicure. Che ne pensate di questo giochino? Vedete, qui c'è un po'. Qui si era un po' rovinato lo smalto perché ci ho spalmato. No, però non si nota più di tanto. Ci ho spalmato l'ombretto che non era ancora perfettamente asciutto lo smalto. Quindi non è venuto perfetto. Però in realtà con la cosa che è un po' sbrilluccicoso di ombretto non si vede, cioè se fosse uno smalto laccato, diciamo, si vedrebbe probabilmente l'impronta del dito sullo smalto non ancora, ecco, perfettamente asciugato. Sì, secondo me questo dito lo vado a rifare perché non mi soddisfa particolarmente. Invece questo è venuto meglio perché lo smalto si era asciugato già meglio, quindi così. E niente, allora io ho passato un po' di tempo a fare questo giochino, però adesso mi faccio anche l'altra mano perché altrimenti insomma diventa una cosa così e poi vi saluto alla fine. Allora, ecco qui, ora vi faccio vedere, ho fatto qualche variazione sul tema, cioè i due pollici sono entrambi con l'ultraviolet sopra lo smalto scuro. Ora devo stare attenta a come mostro le ditine. Allora, questo è Motivation con l'ombretto questo rosa, questo Cosmic, e invece su quest'altro Motivation ho messo Galaxy, che è più dorato. E quindi, come vedete, ha un effetto diverso perché insomma si vede che è diventato più caldo il colore. Poi, giusto per giocare ancora un po', su questo, ecco, ho scelto il dito sbagliato. Comunque, sul dito medio, da questo lato ho lasciato semplicemente, questo smalto qui che, come vi dicevo, non mi ricordo come si chiama, Island Hopping. E invece da questo lato qui ci ho passato sopra
questo ombretto qui, che è supernova della Mercury, e quindi l'effetto, come vedete, è differente, nel senso che è diventato molto più ramato invece che viola. Però nel complesso, secondo me, la manicure ci sta. Questo è sicuramente il colore più strong. Questo comunque è un colore che se voglio mettere a tutte le dita questo colore e un paio soltanto con l'ombretto ultraviolet viene carino. Però per il resto, secondo me, la manicure ci sta. Forse quello che mi piace di meno è questo dorato su Motivation. Ci sta meglio il rosa di Cosmic. Però io queste unghiette me le tengo, anche perché non ho nessuna intenzione di cambiarle finché non si rovinano. E quindi, ecco, guardate, messe così fanno comunque la loro figura. Si vede che è una manicure sfumata, ma non si capiscono grandi differenze. Per il resto, se questa cosa vi ha divertito, mettete un pollice in su. Se pensate che a quest'età potrei evitare di farsi i giochetti, ci avete ragione. Ciao!